Incursione di ladri in un istituto per l'infanzia fanese durante la notte scorsa. Bottino, due banane ed uno yogurt. Sì, avete capito bene, questo è quanto chi si è introdotto nel plesso scolastico ha portato via dopo aver forzato una porta di sicurezza che accede ai locali della mensa sul retro della scuola. Ad accorgersene questa mattina alle 7.30 la collaboratrice scolastica al suo arrivo a scuola. L'obiettivo dei ladri o del ladro, non essendoci telecamere di sicurezza non si conosce il numero dei componenti, la banda, era però la macchinetta distributrice di bevande che è stata puntualmente scassinata alla ricerca sicuramente di contante. Il distributore automatico però non conteneva nemmeno un centesimo, dato che già il 3 aprile scorso i ladri avevano fatto un'altra effrazione e si erano portati via il contante al suo interno. E da allora però il personale si è dotato di chiavette elettroniche, escludendo così l'utilizzo di contante, ma questo i malviventi non lo potevano sapere. Visto allora il deludente risultato, i ladri, giusto per non aver fatto un viaggio vuoto, hanno aperto il frigo e arraffato quello che c'era, due banane ed uno yogurt appunto. Ma oltre al plesso scolastico del Vallato, altre strutture del circolo didattico San Lazzaro sono state visitate nel 2017, collezionando così ben 7 incursioni, dove i ladri hanno portato via anche attrezzature scolastiche che hanno minato la capacità didattica dell'istituto, come ci dice la stessa dirigente. Sì, purtroppo le nostre scuole sono state oggetto di notevoli furti e proprio l'ultimo, il penultimo anzi, prima di questo, è stato il 26 settembre e sono stati rubati ben 4 computer in uso al Corridoni qui tempo pieno sul viale Montegrappa. Quindi io faccio un appello alla popolazione, al comune, insomma, se è possibile aiutarci con qualche donazione per poter riacquistare questi computer e anche eventualmente attivare dei sistemi di allarme per rendere appunto sicure le nostre scuole anche quando sono chiuse, quindi non ci sono i bambini.